Popolo delle memeviglie! Siamo qui in un nuovo comunicamuori di servizio! Vi sono mancati i video aggiornamento? No? Vaffanculo! Aspetta! E questo è il comunicamuori bello tosto, eh! Pieno d'avventure, tribolazioni e di annunci straborbilianti! Perché questo è il comunicamuori dei 7 anni de canale! Dreams are mine. E qualcosetta ormai. 7 anni! Me. Ormai son bel po'. Quante cose sono successe. Riguardando i vecchi comunicamuori. Quanti alti e bassi. Destra e sinistra. Sì, sì! Ma quindi fa il fesseri via! Aspetta, cos'è successo dall'ultimo video aggiornamentino de nanno e qualcosetta fa? In ordine mi hanno derubato dei sordomuti rapinatori. Tecnicamente il termine corretto sarebbe sordi e basta. Scusate, ma sordomuti rapinatori a tutt'altra forza, ne converrete? Poi sono stato derubato di tutto e basta. Mi si è infisarmonicato un polmone e ho praticamente perso la pagina Instagram. Ma la cosa peggiore di tutte è che quest'anno... ho venduto le chiappine! Ma quindi adesso ci staranno gli sponsor dentro i video? No! Pure comunica buoni sul libricino del buoni! E alla fine parleremo pure del Fest Reveal! Da dove cominciamo? Dalla cosa peggiore. Alcuni di voi già lo sapranno, visto che è successo mesi fa. Quelli che mi seguono su Instagram. Ah già, non c'è da girarci intorno. L'ho fatto. Per te, canale. L'ho fatto per te. Per tenerti puro. Il mio tesoro. E pagare le tasse. Il tuo tesoro. Ma sarei falso come la narrazione che c'è adesso in Italia nella situazione del Medio Oriente, eh? Se me nascondessi dietro le tasse. Anche se ci sta, perché ci sta. O i soldi in generale, che pure quelli male non fanno. Ma fosse stato solo per quello, non l'avrei fatto. E sempre dicendovi che non vedreste mai fidati chiunque ve parli da uno schermo. Mai! Dopo 7 anni che faccio sto mestiere, volevo vedere come ci si interfacciaccia con le aziendone. Conosci il tuo nemico. E come ti ci interfacciacci? In due modi. La cosiddetta scelta di Griffiths. O perdi 5 minuti e 5 neuroni mettendo uno sponsorino nei video, risolvendo tra l'altro anche il problema prima citato, sacrificare il canale. Ma, a parte i soldi, non avrebbe avuto senso, perché io volevo conoscere il mondo delle aziende, così che conosco, faccio lo sponsor, ciao, e avrebbe sporcato i video. Oppure lavori esterni, per tenere la tua squadra dei falchi pulita e ignara di tutto. E ho mosso i miei primi passi. Verginellissimo, iniziando col videino su Dragon Ball. Per Prime Video, che mi hanno scritto: vuoi fare un video su Dragon Ball che mettiamo sul canale YouTube, quindi gratis per tutti? E beh, se devo fare un passo verso sto mondo, era questo. Manco c'è il conflitto di interessi per parlarne bene. Parlo bene di Dragon Ball. E infatti è uscito carino. Forse l'ho preso un po' troppo come lavoro, ma sono uscite fuori cosette tipo Red Ribbon pillati. E il finale vale tutto il video. Mi sono battuto per tenerlo. E il secondo passetto ve lo annuncio qua. Un libricino del Muori. Non Death Note, un libro vero. Monda Muori is real. Su cosa? Sulla mia vita, come gli influencer seri, di cui io sono solo una sbiadditissima ombra, come i Nazgul. A 0 anni sono nato, a 10 ho cagato, a 20 mi sono drogato, fine! No, un libricino memino sulla mitologia greca. Gli dèi, troppo mainstream. I semidei e chi per loro? Gli eroi del Muori. Ci si chiama il libro. Cesiro, ma che cazzo te credi da essere? Nessuno. Non prenderlo come un libro divulgativo. Oh, vi introduce in questo mondo. Poi andate a studiare, che risponde alle grandi domande che vi portate appresso da quando avete visto Hercules. Filottete è esistito sul serio? Ha allenato veramente tutti gli eroi del Muori? Come Perseo, Teseo, Francesco Totteo? E soprattutto, aveva la voce di Magalli? Sì? No? Forse. Ho preso le storie degli eroi famosi e l'ho rivischiate come faccio io nei riassunti accuratissimi, con le stronzatine, le cazzatine, i memini che tanto ci piacciono. Lo sai che Edipo, a parte creare un'oscurissima categoria nei siti zozzini, ammazza la Sfinge? Questo è altro! Nella sua commedia degli Ediposi.
Tutto così il libro, tutto così. Cosa aspetti? Una corda o uno sgabello? Ci stiamo attrezzando, ci stiamo attrezzando. Devo d'Antono! No, ti giuro. I professori sono altri. Guarda la foto dell'autore. Guarda cosa stampano questi. Vale anche solo per i disegni di Veronica. Vai che robetta. Dore, please, si scosti. Frate, quasi tutte memine, pure le immagini. Andrò pure a Lucca venerdì e sabato pomeriggio in stand. Ma per tutto questo aspettatevi il post su Instagram. Ah già. E questi sono gli unici due passetti che ho fatto nella venditura dei chiappette. Non ho venduto il canale, ma a me. So sempre i lavori miei a cui ho dedicato del tempo. So cose in più rispetto ai video. E li preservano dagli sponsorini dove io vendo roba che non conosco, non me fido. Mi è piaciuto fare sti passettini. Lo rifarei. Tutto questo non so scuse, eh. Si dice sempre: ah, quello diceva così, ha fatto cos'ha. Faccio dei video dove vi dico perché. Come ho sempre fatto. Come i primi video dove ho aperto le donazioni. Perché me demonizzavano. Perché. Non riesco a dirlo. Perché me demonetizzavano tutto. Come allora anche adesso vi dico quello che succede e faccio le cose. Però sì, raga, non so più così puro. Non sto qui a cercare di salvare la faccia che non mostro. Questo è stato un passo bello tosto per me, eh. Reggetemi. Sto bene con sta cosa? Forse sarebbe stato meglio Patreon. In questo anno frizzantino sono successe tante cose mentre facevi i video del Silmarillion. Potrei raccontarvi della rapina, più di una, ma l'ho già fatto in live. Sordomuti rapinatori. Sarebbe meglio dire furti. Non mi hanno mai fatto il pezzo. Alto là, manicoldo. M'hanno sempre fregato. Telefono, sim, documenti, carte, carte che mi hanno pure usato in una macchinetta da baccaio. 20 euro. Sto cazzo di contactless. Atteniamoci alle comunicamori. Ma una cosa ve la racconto, perché è intrinsecamente legata alla news che chiameremo. È il mio soggiorno ospedaliero. Qualcuno sempre l'avrà già visto su Instagram. Ah già, perché un paio di mesi fa mi sei infisarmonicato un polmone. Termine medico accuratissimo che sta a indicare quando una bolla d'aria tra la pleura e il polmone schioppa. E il polmone pneumotorace per il volgo. E non ci si annoia mai col vostro cesino. Tutto questo è successo mentre prendevo Nucafè a caso. Sento dolore, stavo con gente e faccio: non mi sento tanto bene. Non riuscivo a stare in piedi, ero tutto chino. Non vi dico come ho cagato, ma io ho pensato: boh, sarà un'esofagite, mi avrà bruciato il caffè. E mi faccio la mia bella notte editare nell'estrema sofferenza. Che eroe, ma vaffanculo. La mattina dopo pensavo: adesso starò bene. Stavo peggio del giorno prima. E Veronica: chiamiamo l'ambulanza. Va bene. Arrivano e mi stetoscopano. Nel senso, mi auscultano. E con sto polmone mi sa che c'è un problema. Risultato? Una settimana in ospedale a soffrire. Vacanze fatte. La settimana di Ferragosto poi proprio mi operano e mi mettono un tubo in petto. E poi sono stati 7 giorni più lunghi della vita mia a soffrire. La cosa più brutta è stata soffrire. Alzate dal letto, soffrì. E sapete che devi continuare a alzate. Non è che puoi fermare a mezz'ora e continuare a soffrire. Volevo strapparmi tutto e scappare come Wolverine. Invece ho fatto sta fotina. Ciao, sono Cesi Luciano. Ho 7 anni e vado a scuola. Yeah. Questo era il marchingegno che meglio togliava le bolle d'aria che spurgava. Ma almeno ho smesso di fumare. Per chi volesse smettere, consiglio il dolore e la paura. Ora capisco, dottor House, fossi stato in lui l'avrei picconati tutti alla puntata 2. Fa incazzare il dolore continuo. Ci sono stati anche dei momenti divertenti, tipo che una certa il buco dove era il tubo comincia a sanguinare. E questo mi sembra male. Dottore, infermiere, ha puntato cerusico. Arriva uno, mi tocca, io strillo male. E lui: senti dolore? No, sto benissimo. Dammi un fucile e un gruppetto dei bambini che te lo dimostro. C'è qualche problema con il tubo? Dimmo te, sto a sanguinare come la mia nipotina 12enne quando è sbocciata. Ma a parte quello mo sto bene, spero. Il problema è che in concomitanza con tutta sta robetta inizia la Fair Instagram. E ve lo dico subito: non v'ho bloccato! La gente nei commenti, su Facebook, il social dimenticato, distotterrato, o nel gruppettino Telegram. Ma perché mi hai bloccato su Instagram? Ma ve pare che v'ho bloccato? So sospeso da quasi 2 mesi. Mi dispiace innanzitutto per i messaggi privati, che me so perso tantissimi e nessuno mi può contattare. È veramente un problema. Questo vedo da quasi 2 mesi. Questo. 117.000 persone. Ed è la terza volta che me sospendono. La prima sospensione, dopo anni senza manco sapere che esistesse sta possibilità, mi prese dove? In ospedale. Wow, ma che è un telefilm? Che trama, tutto collegato. Forse non tutti sanno che ogni tanto condividevo ormai storie per dare una mano a chi aveva trovato dei cagnolini o gattini. Avevamo risolto tante cose, eh. Voi, io facevo da microfono. Storie belle, finite bene. Ecco,
quando stavo in ospedale, durante un temporale che aveva messo fuori uso pure la televisione, becco la prima sospensione della vita mia su Instagram. Perché avevo condiviso la storia di una ragazza che aveva trovato dei cuccioli per strada, disperata. Ho ricondivido la storia, Instagram, motivo della sospensione? Sembra che tu voglia vendere le bestie. No, Instagram, non le voglio vendere, le voglio salvare. Quindi in ospedale, coi dolori, senza TV e senza Instagram. È Roll che mi parla, anzi no, mi taglia fuori da tutto. La TV mi ha fatto male perché mi ero rivisto il sorpasso. Vabbè, dopo poche ore mi sbloccano. Ah, scialla, esco pure dall'ospedale, una nuova vita sta aspettando me. Seconda sospensione di Instagram pochi giorni dopo. Sempre per i cani? No, stavolta mi sa per i miei baccagliamenti contro le stragi di civili. Potrei esagerare un pochino certe volte e prendermela specificatamente con persone cattive e disempatiche. La seconda sospensione ci potrebbe stare. Ma mi sbloccano dopo 5-6 giorni. Adesso sto attentissimo, sempre a baccagliare, ma non prendendomela con le persone, il più generico possibile, per non ritrovarmi in questa spiacevolissima situazione. Terza sospensione, sempre per una ragazza che mi contatta perché trova dei cuccioli. Sempre a trovare cuccioli state. E io condivido la storia pensando: guarda se mo me li sospendono come la prima. Ma non è possibile, quello era un errore. Era l'8 settembre, mo stiamo a fine ottobre. Sto ancora così, lo riavrò? 117.000 persone, puff. Avedo mit, avedo grigia. Tutto questo per dirvi che non vi ho bloccato, tranquilli. E le ho provate tutte, eh. Ho speso 100 euro e passa d'abbonamento Meta, pensando fosse generale sia Facebook che Instagram. Esiste un'assistenza se paghi, esiste. Per farmi di, non potevo fa niente bro, devi aspettare. 100 euro e passa. Ma a parte questa breve disamina divertente del problema, pure se me sbloccassero tutte cose e finisse bene, c'ho le foto di Mary e Pipì da piccole, tutti i memini. Ma comunque, dovrei smettere di condividere ste storie per salvare le bestiole. No! Fanculo Zucchinamberg! Vedremo come finirà. Oh, vanno ora in onda gli annunci che tanto aspettate! Con date che non rispetterò mai! Scusate, ma io ci provo sempre a rispettarle, uffi. Ma non mi sono mai fermato, fermentato, parcheggiato nel fare i video. Mai! E con questo spirito vi dico che il libricino del muori è interrotto. Se per interrotto si intende che finirà prima di quando pensiate! Ma mancano 6 puntate! Zitto, state zitto! Si fidi, non sono un dottore. Perché finirà entro l'anno! Chiamate Ciro Yagami! È morto Ciro Yagami! Ah! L'ultima data che do e che devo rispettare. Ma veramente poi basta, eh? La dopo finita. Tanto ne rispetto, non ce la faccio mai. Quasi mai. I più scaltrini di voi potrebbero aver già capito la data della fine di questa avventura. Perché ste ultime 6 puntate saranno divise nella libricino del muori season finale. Parte 1 con 3 puntate e parte 2 con l'altre 3 puntate. E non scammerò gli aggettivi, li dirò 3 volte per puntata grossa. Oh, avete aspettato tanto, ma ne varrà la pena, forse. Se siamo detti tutto, rimane solo una cosina da fare dopo 7 anni, numero magico di canale. Dopo tutti sti cambiamenti e cose rimaste immutabili, il face reveal. Quindi ci vai con la maschera, Luca? No. Perché no? Perché cringio. Dai, questo è il 7° anno! Hai cambiato idea? Già l'avevo detto in qualche comunicamori precedente. Ma ampliamo il discorso. Ogni tanto in giro, in live, mi sono fatto vedere con la maschera perché me l'aveva regalata un fan. Ah, usamola. Ma secondo me, online ovviamente, o te fa vedere o non te fa vedere. Con la maschera sembra che uno voglia l'anonimato e la gloria. Tutte e due le cose. Come se mi vergognassi del mio aspetto o sembrare timidino. Non mi vergogno per niente, ma scherzi, con questa faccina. E raga, ve lo giuro, ci ho pensato tanto fino all'ultimo. Mo faccio un video dove mi faccio vedere un secondo. Chi mo la vede, contento, ciao. Ma se ci pensi non cambia niente. Mi son detto, no, è più bello così, fa più ride così. Ma non lo capisci? Almeno a me, meglio essere solo una voce. Ma chi mi incontrerà, tipo mo a Luca, o in futuro, o in passato, come già è successo, che mi vede, amen, se toglierà la fantasia. Comunque non mi farei mai vedere nei video, perché la protagonista dei video è la storia. E anche se qualcuno, tipo mo a Luca, mi facesse una foto, la
mettessi online, io vi chiedo di non farlo, ma comunque tanti di voi non la vedrebbero rispetto a me che faccio un video. Oppure la posto su Instagram. Ah già, ma vi rendete conto? Non è niente. È pure imbarazzante parlare del face reveal come se fosse una cosa. Per cortesia, rispettiamoci a vicenda tutti. Sì, sì, tutto bello, sei tanto forte. Ma lo fai sto face reveal, sì o no? Ma l'ho già fatto. Finisce qui il comunicamuori! Yeah! Piano piano tirerò fuori tanti videini tenuti in panchina per anni che voglio fa. Adesso sto a concludere anche un'altra serie e non vi lascerò mai. Tutti i video d'ora fino a 90 anni. Cheat. Lo so che faccio uscire un video ogni tot, ma sto sempre editare. Senza editors. Cosa sto facendo del mio tempo? Quello che mi piace fare. Quindi tutto a posto. Magari troverò un modo per svertire il processo e fa più cose, fa più video. O veramente fa solo blocconi dei video d'ora. E quanto ci metto, ci metto. Come sto a fa? Chi lo sa? Per adesso, ve posso solo dire ciao, ciao.